Benvenuti amici di Padre Pio TV a questo nostro appuntamento, nuovo appuntamento che caratterizzerà la nuova stagione televisiva di Padre Pio TV. Si tratta di una proposta fatta essenzialmente agli studenti, ma non solo. Ripassiamo insieme questa proposta, che appunto si rivolge ai tanti alunni che in questi giorni, in queste ore, stanno uh, tornando sui banchi di scuola, ma anche ai loro insegnanti e alle loro famiglie. Vogliamo iniziare questo appuntamento, tra l'altro, speciale, introduttivo, eh, innestato nell'ambito di un periodo particolare che ci vede insieme a riflettere sulla figura di Padre Pio, andando in un istituto, l'istituto che porta tra l'altro il nome di Francesco Forgione, Del Piccolo. Francesco Forgione eh, che eh, vogliamo vedere idealmente impegnato eh, anche lui attraverso eh, gli studi. Ma lo facciamo con un augurio che il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Pascoli Forgione, reggente eh, dell'istituto comprensivo Melchionda de Bonis di San Giovanni Rotondo, vuole rivolgere a tutti gli agenti coinvolti in questo oh, percorso che ha ora inizio. Ascoltiamo. L'occasione mi è gradita per porgere i miei più sinceri e graditi auguri per il nuovo anno scolastico a tutti i protagonisti della comunità educante. Porgo gli auguri in maniera particolare ai bambini e alle bambine, agli studenti e alle studentesse, ai ragazzi e alle ragazze, che in realtà sono i protagonisti attivi di questa bellissima esperienza formativo-educativa. Colgo l'occasione per porgere i miei auguri alle famiglie, altrettanto impegnate nel percorso educativo. Porgo i miei auguri ai docenti, ai tanti insegnanti che quotidianamente sono impegnati con slancio, con coinvolgimento, con passione autentica nel loro lavoro. È un lavoro che richiede tanta attenzione, tanta sensibilità per la sensibilità della materia umana che viene affidata alle loro cure e alle loro attenzioni. Possiate voi docenti recuperare quotidianamente quello slancio professionale che vi deve contraddistinguere e che vi deve contraddistinguere come educatori di professione. Auguro a tutti di essere protagonisti di questa coinvolgente esperienza. La società odierna ci mette di fronte a delle scelte, è una società che tante volte ci pone degli interrogativi, è una società che purtroppo determina anche delle situazioni di crisi, crisi di quelli che un tempo erano i valori essenziali del percorso educativo su cui si costruivano le nuove generazioni. Il mio augurio è che quindi la scuola, come comunità educante, possa recuperare quel ruolo di protagonista nel percorso di crescita e di formazione dei ragazzi che ci vengono affidati. Abbiamo fatto riferimento al piccolo Francesco Forgione, ma com'era Padre Pio da studente? Lo abbiamo chiesto ad un nostro amico, Don Francesco Armenti. Vediamo come ci ha risposto. Se. Francesco Forgione è stato in un certo senso una creatura prescelta dal Signore per una vocazione, un piano, un, un progetto che Dio ha avuto certamente su di lui, ma d'altronde ognuno di noi ha, è destinatario di un piano, di un progetto di un pensiero, di un sogno che Dio ha su ogni persona. Bene, se è stato Francesco Forgione certamente un, una persona prescelta, ma è anche stato un ragazzo come tanti, un po' diverso delle volte da tanti. Non amava tanto giocare, amava piuttosto andare in chiesa, piuttosto pregare, imparare il catechismo, parlare con il parroco ma è stato anche un ragazzo che si è dovuto formare, ha dovuto e aveva il desiderio di studiare anche perché si voleva fare, come diceva il piccolo Francesco, monaco con la barba. E i componimenti scolastici, che sono una prima pubblicazione eh, curata a suo tempo, Dall'allora vice postulatore padre Gerardo Di Flumeni, contengono appunto circa 30 componimenti scolastici che Francesco Forgione, l'alunno Francesco Forgione, faceva e lui ha dovuto studiare da privato, da privatista per tanti motivi. Eh, e I genitori certamente facevano dei sacrifici per farlo studiare, ma Padre Pio ha saputo ben ricompensare l'impegno eh, dei propri genitori con il proprio impegno nello studio, ma anche con il suo aiuto ai genitori nei lavori della campagna, nei, nei lavori di Piana Romana. Questi 30 componimenti scolastici riflettono l'animo i desideri i sogni del piccolo e poi giovincello Francesco Forgione e dai suoi eh, componimenti emergono tutte le come dire, tutte le caratteristiche di un ragazzo di un paesino come Petrelcina, di un ragazzo attento alla storia, non solo del suo paese, ma anche alla storia della sua patria, di un ragazzo attento alle tradizioni del suo paese, c'è un bellissimo tema in cui padre Pio all'epoca Francesco Forgione, descrive per esempio la festa della Madonna della Libera, che è la festa patronale di Pietrelcina, tuttora ancora oggi, che si celebra a Pietrelcina nel mese di agosto. Vi è, uh, uh, vi è per esempio anche una venatura. Direi poetica, naturale, Padre Pio attento anche ai fenomeni atmosferici. Vi è un bellissimo tema in cui descrive, per esempio, descrive, eh, una pioggia. Descrive in maniera poetica, con animo sensibile la pioggia. Io non ne sarei capace a dire la verità. Ma vi è anche in questo piccolo Francesco Forgione un'attenzione e un'apertura a ciò che è religiosità, a ciò che è fede. Sin da piccolo si notano in lui forti sentimenti di attaccamento alla Chiesa, di attaccamento alla fede, di attaccamento alla propria religione. Devo chiudere dicendo che in seguito i componimenti scolastici sono diventati Diciamo, sono stati raccolti in un'altra pubblicazione chiamata Lavori scolastici, sempre curata da padre Gerardo di Frumeri. Perché dopo vennero scoperti alcuni alcuni, eh, così, alcuni piccole, piccoli. Trattati di Padre Pio su tematiche morali, su tematiche fi filosofiche, allora il padre Gerardo Di Frumeli mise insieme i componimenti scolastici, i lavori di filosofia, i lavori di, diciamo, di morale, i casi di morale e i lavori in un certo senso di teologia che Padre Pio. Uh, compose soprattutto nella sua permanenza a San Marco la Catola e a Sant'Elia a Pianisi e tutto questo poi ha dato, uh, ha fatto, uh, si è dato alle stampe con il titolo di lavori scolastici che sarebbe tra virgolette il quinto volume delle epistolari. Non è proprio effettivamente un, un epistolario ma è una, una pubblicazione che completa tutta la produzione ehm, epistolare di Padre Pio e, e oltre questi cinque volumi non ci sono altri scritti di Padre Pio, almeno fino ad oggi. Chiaramente questo ci porta a comprendere meglio e a ricercare meglio, a indagare meglio nella vita, nella formazione e nella spiritualità di Padre Pio da Pietrelcina. Grazie a voi per l'attenzione. Sarete ancora protagonisti di questi nostri appuntamenti anche attraverso delle domande che potrete rivolgere alla nostra redazione per chiedere anche dei consigli su come vivere questa straordinaria avventura nel mondo della scuola. Grazie e alla prossima. you <whistles>